Lo sarà non solo alla demolizione ma alla ricostruzione, quindi c'è un grande significato oggi, c'è una grande sinergia tra tutte le istituzioni di tutti i livelli di governo territoriale. Io mi sono compiaciuto col sindaco, col prefetto, ma col presidente della regione per il sostegno che ha dato, assolutamente decisivo. Quindi la lotta alla criminalità organizzata si fa anche dimostrando che le istituzioni della Repubblica sono assolutamente unite nel combattere i fenomeni di criminalità organizzata. Innanzitutto mi lasci aggiungere ai ringraziamenti il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che oggi anche altrettanto determinante per un'iniziativa del genere, molto importante anche sugli scenari internazionali. Ma io, ecco, dicevo prima ai suoi colleghi che quello che fa l'Agenzia dei Beni Sequestrati e Confiscati, io mi riprometto di renderlo innanzitutto molto visibile, perché si fa molto, si fa tanto, anche in termini proprio di recupero di patrimoni e di ridestinazione a scopi sociali o comunque all'utilizzo utile in favore della collettività e dei circuiti legali. Si può fare ancora molto, noi sosterremo con un piano di rafforzamento delle attività dell'Agenzia, però l'importante è comunicare, perché troppo spesso viene focalizzata l'attenzione sui casi di fisiologica, intrinseca difficoltà di gestione, non tutto ciò che viene acquisito al patrimonio dello Stato è di per sé in qualche modo recuperabile a proficuo utilizzo diverso da quelle che erano gli utilizzi come patrimoni mafiosi. Sì, io tornerò a Caserta, ho già detto al prefetto, al sindaco, a Casal di Principe, a Castel Volturno, quindi saranno territori che doverosamente saranno nella massima attenzione.